Un'ultima occhiata alla valigia, prima di chiuderla. Controlla che ci sia tutto. Tutto ciò che potrà servire per il sole, per la pioggia, per il vento, per la notte. Sarà piena da scoppiare, come ogni valigia prima di un viaggio. Ma se per caso dovesse rimanere un piccolo spazio, anche piccolo piccolo, lì, in quell'angolo, stretto stretto, metti il mio sorriso per farti luce quando il sole dorme, una mia lacrima per dissetarti se non avrai acqua, una mia carezza per ristorarti quando sarai stanco, una mia poesia per riscaldarti se farà freddo. Se dovesse rimanere un piccolo spazio, anche piccolo piccolo, mettimi in valigia, portami con te. E la valigia, ringraziamo Sonia Trocchianesi per la poesia. La valigia purtroppo l'hanno dovuta fare due ospiti che sono qui con me stasera e sono Isabel Moriconi, imprenditrice di Visso. Buonasera Isabel. Buonasera. E Silvia Sorana. Silvia, anche lei di Visso, anche se adesso vive a Matelica, che tra l'altro è l'ideatrice del progetto di cui abbiamo anticipato qualcosina prima. Allora, tutte e due di Visso, tra l'altro sono madre e figlia e hanno vissuto purtroppo il dramma del sisma, del terremoto, e adesso stanno ricostruendo sì la loro vita, ma da un'altra parte, vero Isabel? Sì, è veramente il caso della vita che ci ha portato fino qui a Porto Potenza Piceno. Dopo un mese siamo stati in un albergo a Tortoreto, e accolti benissimo, con grande sofferenza insomma dalla parte di tutti, e poi per caso d'amicizia e in parole io e la mia famiglia siamo stati accolti dai signori Marconi, e lì, essendo in una famiglia, abbiamo ricostruito un pochino di equilibrio, un pochino di ritmi normali che ha una casa, insomma il fatto di fare la spesa, il fatto di pulire case e cucinare e mangiare quello che siamo abituati, insomma, perché dopo aver vissuto un terremoto praticamente si vive sospeso in mezzo all'incertezza, l'incertezza del domani, perché dietro non c'è più niente. E poi vostra casa è stata distrutta, e anche la vostra è molto danneggiata, non è completamente mm-hmm. distrutta, ma è danneggiata, e anche il negozio mm-hmm. è veramente in zona rossa, dunque non possiamo più nemmeno andarci, e dunque il bisogno di ritrovare un pochino di sicurezza, pensavamo in un primo tempo, avevamo fiducia in tutto quello che era lo Stato, perché c'erano tante promesse, all'inizio c'erano anche delle risposte alle domande, perché era piena emergenza mm-hmm. e lì ha funzionato tutto bene. Quindi voi siete andati fuori di casa subito dopo il terremoto? Allora, noi abbiamo dormito 4-5 notti in macchina mm-hmm. perché non volevamo abbandonare il luogo dove c'era il negozio, che la serranda non si poteva abbassare, i vetri erano aperti e avevamo paura comunque di perdere il poco che c'era ancora dentro questo negozio. Dunque non siamo andati via subito, siamo andati via quando c'è stato proprio l'evacuazione forzata del paese, e invece hanno svuotato proprio tutte le case, siamo partiti tutti. Ci siamo trovati a novembre, siete andati via il 26 ottobre. Il 26 ottobre. Sì, noi siamo partiti la mattina del 26 mm-hmm. ottobre e ci siamo ritrovati in un luogo di smistamento a Porto Sant'Elpidio, e lì arrivavano migliaia di persone. Queste sono foto che ci avete mandato voi, sì. Tra l'altro. Sì. Migliaia di persone che dovevano trovare un riparo per la sera, dunque i campeggi si erano aperti e tutto quanto, e noi, siccome siamo arrivati un po' per ultimo, siamo andati a finire in Abruzzo, a Tortoreto, e lì abbiamo passato un mese praticamente. E il problema di adesso è che sono passati parecchi mesi e adesso c'è bisogno di ricominciare.
Il ripartire ci fa confrontare con una situazione di stallo totale perché le istituzioni non ci rispondono, non riusciamo a fare un passo avanti. Noi abbiamo dei progetti pronti da presentare, ma per adesso ci dicono di aspettare, ma aspettare non si può più, perché dopo 5 mesi senza reddito una famiglia non ce la fa più andare avanti. Dunque, e chiaramente poi uno va anche a intaccare se aveva i risparmi che aveva messo che da parte. Già sono parecchi stati intaccati perché noi avevamo scelto l'auto. Ce li ha poi. Già, certo. Perché noi abbiamo dei colleghi come noi commercianti che avevano in quel momento un mutuo, avevano dei figli più piccoli, non hanno magari uno dei due che ha un reddito e stanno vivendo veramente male, perché quando stai in un campeggio dove puoi mangiare e dormire, finito lì, non ti puoi prendere un tè fuori, cioè, perché comunque dopo 5 mesi è finito la dispensa, diciamo, ecco. Finiti i soldi. Ma non vi era stato promesso qualcosa all'inizio? Vi avevano detto, vi avevano messo negli alberghi proprio perché si voleva rendere più veloce il rientro? O sbaglio? Sì, allora la situazione di Visso, Ussita e Castello è un po' particolare, perché quanto altre città, infatti la situazione del terremoto ha delle differenze, che quando si sta in un posto dove non c'è più niente, e Visso non ha nemmeno una corona intorno dove è possibile ripartire, Visso è tutto concentrato in un centro. Castel Sant'Angelo è tutta per terra, Ussita è uguale, dunque lì non c'è, come per dire, le cittadine tipo Tolentino che anche loro hanno subito, però c'è una vita che continua, noi non ce l'abbiamo più, dunque il fatto di volere adesso riportare su le persone, se non c'è il tessuto sociale non è possibile per noi commercianti viverci. Perché se non c'è il tessuto sociale noi non possiamo vivere. C'è in questo momento delle persone che ci provano, ma sono degli eroi perché stanno lì sotto la pioggia a vendere la frutta, a vendere i salumi, ma non c'è nessuno. Vendere a chi poi? Vendere a chi? A chi magari passa per venire a recuperare qualcosa nelle case, però non è possibile. Tutte le attività che erano legate al turismo, quelle non possono di sicuro essere riportate. Quindi c'è un progetto anche, no? Anche nel villaggio temporaneo. Noi quello che chiediamo è che anche il progetto del villaggio temporaneo abbia un senso, perché sarà temporaneo ma durerà almeno 10 anni. E quindi in quegli spazi c'è bisogno di una progettazione, di un urbanista. L'idea che si può ritornare a portare un turista in uno spazio del genere, perché i progetti non sono più legati alla tipologia, no? Ai beni storico-artistici, al patrimonio culturale che ci aveva Visso, ma a delle attività che si possono portare, se no sarà impossibile per la maggior parte delle persone tornare a Visso. Ecco, si parla di questi villaggi temporanei, si dice che sono arrivate già le prime casette, però in realtà noi non le abbiamo viste. Voi siete state di recente a Visso, proprio qualche giorno fa. Allora, Visso ha di nuovo una struttura collettiva, che ha 2 o 3 settimane di vita, dove le persone possono vivere, però vivere in collettività. Sono delle camere da 3 letti, ci sono le docce, i bagni, c'è una mensa, una sala collettiva dove domenica si è fatta la messa, però non sono delle possibilità per una famiglia, non c'è l'intimità di una famiglia, è un ricovero d'emergenza praticamente, no? E so dal nostro sindaco che sono stati cominciati a individuare dei posti dove mettere queste casette, però secondo me c'è ancora tanto da parlarne, perché forse noi vorremmo un pochino di più partecipare alla decisione di dove andremo a vivere per 10-15 anni, non è una cosa di qualche settimana. E secondo me le persone di Visso, essendo abituate a vivere nel bello, perché Visso era veramente tutta bella, vivere in qualche cosa che magari non piacerà, non lo so se sarà facile per tutti, insomma, ecco. Ecco, è veramente difficile anche parlarne. Tra l'altro so che voi state andando a delle riunioni, e mi dicevi che qua a queste riunioni vi parlate, vi confrontate, che ci sono persone che addirittura
hanno ancora le macerie davanti, non solo a casa, ma davanti alla propria attività, e non sono riuscite neanche a portare via tutto ciò che era necessario. L'esempio di questa collega amica, lei aveva un'attività di estetista, praticamente il suo negozio era sotto il comune di Visso, e lei praticamente dentro questo negozio, dove ci sono tutte le macerie davanti, lei ha i suoi letti solari, ha tutta la sua attrezzatura per fare le manicure, cose che sono molto costose, dove lei aveva investito e ancora stava pagando un mutuo. È una persona che ha ancora un figlio che è minorenne, dunque, che ha delle idee, e sta soffrendo tanto questa situazione. Ecco, tra l'altro abbiamo visto, queste sono delle immagini, diciamo, di un intervento dei Vigili del Fuoco. Prima abbiamo visto sempre le foto che ci avete mandato voi, in cui si vede però anche la riunione, i progetti che state facendo per ripartire, perché si parla di questi contributi, però chi può sta ripartendo per conto proprio? Allora, il famoso contributo per ripartire nasceva all'inizio di poter delocalizzare l'attività nel proprio comune o in un comune limitrofe, che per il caso di Visso è veramente una beffa, perché logicamente il comune limitrofo è Castel Sant'Angelo, Usita o Pieve Torina, che ha gli stessi problemi nostri, e anche, comunque anche Tolentino sta soffrendo tanto per il commercio. E dunque noi abbiamo scelto comunque di andare a vivere dove abbiamo trovato una casa, dove stiamo bene, e lì ci siamo guardati intorno, abbiamo visto Porto Recanati, degli affitti molto alti, abbiamo visto Civitanova lo stesso, e lì invece a Porto Potenza abbiamo trovato una situazione che ci potrebbe andare. Il problema è che i contributi per adesso sulla carta, con ancora i decreti che sono stati fatti, danno i contributi a chi veramente ricomincia lì, dove per noi non c'è una speranza di vita, significherebbe riaprire per fallire dopo poco, insomma. Dunque noi stiamo aspettando. Cioè voi dovete riaprire in un'area terremotata, quindi ha visto nelle aree limitrofe, che dovreste riaprire lì e vendere non si sa a chi su una struttura piccolissima, dove io non avrei il posto per mettere la mia attività praticamente. E dunque adesso questo dossier è interamente pronto, lo porteremo a fine settimana alla Protezione Civile, e siamo nelle loro mani praticamente. Ma voi avete manifestato questa assurdità alle istituzioni? In tutte io è da praticamente da novembre che dico questa cosa, e ci siamo confrontate con le autorità, e loro dicono di essere portaparole, e fino adesso noi ci siamo confrontati soltanto con delle portaparole, e questa voce dovrebbe arrivare a chi deve decidere nel suo futuro, però per adesso non ci stanno novità ancora. Dunque siamo con questi dossier, abbiamo preparato tutto, ma con ancora l'insicurezza di riuscire a fare qualche cosa, oppure lo dovremo fare con le nostre forze, che si sono già affievolite tantissimo, insomma. Dunque non è facile. Quindi dopo aver vissuto questo dramma voi state cercando di ripartire per conto proprio, ma purtroppo lontano da Visso. Ci confrontiamo con una situazione che non ci segue, non ci aiuta e non ci permette di essere un attimo un po' di tranquillità, insomma. Non chiediamo assistenza, chiediamo un aiuto per ricominciare e essere autonomi, però finché non lavoriamo non ce la facciamo. Chiaro, voi chiaramente vorreste tornare a Visso, e lo dimostra anche il progetto di Silvia, il progetto Futuro Infinito, perché è chiaro che una persona che ha vissuto in quei bei paesaggi che rappresenta Visso vorrebbe tornarci. Noi abbiamo sentito, siamo stati in giro anche altre persone, però è difficile ritornare, ma ci sono progetti come quello di Silvia che danno una speranza. Silvia, parliamo un attimo del tuo progetto Futuro Infinito. Da cosa nasce questa idea? Nasce un po' dalla passione per i libri e dall'idea, no, che un terremoto butta giù i libri come prima cosa, però sono una delle prime cose che rimetti a posto, perché non si rompono, si rimangono integri. E abbiamo pensato che intanto poteva essere un modo per legare chi era fuori dal cratere del sisma, chi era lontano dal terremoto, per creare intorno a noi una rete che ci tenesse uniti in qualche modo. E quindi abbiamo chiesto non di mandarci tanti libri, ma un libro con una dedica, cioè di pensare a noi, di pensare
a questo paese, di pensare che è un paese che deve ripartire, mentre i tempi amministrativi per ricostruire, no, le case, le scuole, cioè, sono lunghissimi, trovare un piccolo spazio dove poter organizzare degli incontri con i lettori, dei corsi di scrittura, delle attività soprattutto per mettere insieme la gente di Visso e farla tornare per un motivo, e poi anche per far tornare la gente da fuori, per raccontare che lì qualcosa si muove. Ovviamente, come per le attività produttive, anche un progetto come questo si scontra, no, con le lentezze burocratiche, con l'idea che bisogna trovare la localizzazione per fare questo spazio biblioteca. In più, quello che noi pensiamo è che non debbano nascere tante piccole strutture ad accogliere progetti, ma che si possa magari creare un progetto culturale più ampio, che raccolga un po' il contributo di tutti, perché poi a Visso in tanti si stanno muovendo anche da questo punto di vista, cioè un'associazione che sta cercando, no, di promuovere il logo di Visso, il brand di Visso, l'idea che Visso rinascerà, prima o poi rinascerà e quindi ci si potrà tornare. Stiamo cercando di metterci insieme, tutti insieme, per fare un progetto di questo tipo, però visto che i tempi sono lunghi abbiamo immaginato anche che nel primo anello intorno a Visso, nei primi comuni che hanno mantenuto un po' di integrità, si possa cominciare a parlare però di come ricostruire queste economie, come ricostruire il tessuto sociale di un'intera area, perché poi c'è Visso, c'è Camerino, cioè erano tutti comuni che vivevano un po' di attività interconnesse. E quindi noi quello che vogliamo fare adesso che ci siamo costituiti come un'associazione è provare a strutturare dei laboratori dove mettere insieme le persone e fare in modo che anche dal basso vengano delle proposte, perché è la cittadinanza che conosce i propri bisogni e che li deve in qualche modo poter far valere, perché se no ci sarà un progetto calato dall'alto, un progetto che Non ci che non assomiglia. sta, sì, che non ci assomiglia. E vorremmo anche poter parlare del fatto che la ricostruzione che noi vogliamo non è una ricostruzione che ricostituisce quello che era prima, perché quello che era prima, se arriva un terremoto, diventa quello che è adesso. Noi vorremmo anche fare in modo che persone, esperti, architetti, urbanisti, arrivino da noi e ci dicano: per stare sicuri, per poter vivere con questa natura, bisogna costruire con altri materiali, in altro modo. Perché un trauma come questo, una volta secondo me è già intollerabile una volta nella vita, ma non può capitare due. Ha visto nel Non deve 97, capitare è già due. capitato, noi siamo già la seconda volta, ma il 97 per noi era stato un terremoto con un impatto molto più basso. Questo ha cancellato un territorio di 100 km. E è ora di poter parlare anche di questo. Noi vogliamo portare iniziative, vogliamo che intorno a questi tavoli si siedano le persone che hanno le competenze per darci una visione nuova, cioè ripartire, ma non come eravamo prima, perché Perché eravamo troppo vulnerabili. fra 10 anni ricasca un'altra volta, perché tanto si sa ormai che questa terra trema ogni 15-20 anni, succede, e succede, cioè adesso è successa una catastrofe veramente, ci sono stati tanti morti, noi ci siamo Salvati, salvati certo. e guardiamo il futuro diversamente delle comunità che hanno perso anche tante persone. Questo Infatti. noi abbiamo la fortuna di il 97 un pochino ha lavorato su questo, però non basta. Questi sono temi veramente importanti, quindi questa associazione è partita dall'idea, dal Dall'idea della progetto dei biblioteca, libri. sì. 3.000 Voi adesso avete raccolto, tra l'altro, quanti volumi? libri abbiamo raccolto perché ci sono stati donati sia dai lettori, ma anche le case editrici, tante case editrici indipendenti ci hanno mandato i loro libri, ma ce li hanno mandati le scuole che hanno dedicato i libri ai bambini che immaginano che li prenderanno in mano, speriamo presto, e illustratori ci hanno mandato i loro libri, quindi E li stiamo vedendo sì, alcuni. tantissimi, tantissimi libri con delle dediche meravigliose e lettere tante, che spero che presto i Vissani potranno leggere. E queste persone ci chiedono, perché veramente questa cosa ha creato una rete di solidarietà, ci chiedono come adesso poter proseguire. E noi gli chiediamo: mandateci idee, perché abbiamo bisogno di idee. Idee, Sì. tecnici, gente che Dopo la raccolta prestano. di libri vorremmo una raccolta di competenze, Di idee. sì, di idee, visioni. Allora, questo è un appello,
se avete delle idee potete scrivere. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare anche la nostra mail, se avete delle domande per le nostre ospiti, che è redazione@mediapromo.it, oppure potete chiamarci allo 0734 620081, oppure potete mandarci anche le vostre idee e noi saremo lieti di girarle a Silvia. Altrimenti i vostri contatti. La mail dell'associazione è info@futuroinfinito.it e se non ci trovate sulla pagina Facebook rispondiamo ai messaggi. Infatti vediamo anche il sito, noi abbiamo visto prima, abbiamo dato un'occhiata al vostro sito, abbiamo visto la pagina Facebook con tutte le foto della raccolta. Allora a questo punto quindi siete nella fase delle idee, avete già magari qualcuno che ha lanciato qualche idea o magari qualche iniziativa, Noi siamo qualche partiti riunione? un po', sempre nel mondo della letteratura, siamo stati una settimana fa, nelle scuole di Camerino, dove lì i bambini sono rimasti, con la casa editrice Topi Pittori. Abbiamo portato Giusy Querenghi, che è una poetessa, che scrive per bambini, e era un libro illustrato. Abbiamo fatto due laboratori il mattino e uno invece il pomeriggio l'abbiamo fatto aperto ai docenti, alle insegnanti e poi in realtà agli appassionati. Adesso però ci vorremmo muovere anche sul monitoraggio della popolazione, lavorare su valutare l'impatto del terremoto sul benessere delle persone. Vorremmo che le università del territorio quindi ci dessero un sostegno a questo punto di vista, ma architetti, vorremmo progettisti, non lo so, qualcuno che arrivi e ci dica: noi abbiamo fatto così, noi abbiamo ricostruito così, noi vorremmo trasparenza, chiarezza. Non vorremmo conservare tutto, non possiamo conservare quello che è pericoloso, dobbiamo conservare il cuore e l'anima di questi luoghi, ma dobbiamo fare in modo che le persone riescano a vivere in sicurezza. Perché portare un progetto di vita in un paese così non può essere più una scommessa con la natura. Dobbiamo fare. Questi territori hanno bisogno dell'uomo, non possiamo andare via, perché sono belli proprio perché le persone avevano trovato un modo per vivere in questi posti. Però dobbiamo trovare noi un modo per stare in questi posti dove la natura fa capricci. Purtroppo dobbiamo trovare tutti insieme un Sì. modo, noi e soprattutto dovrebbero darsi una mossa le istituzioni, perché al momento, dalla testimonianza di Isabel, abbiamo visto che le istituzioni non stanno per niente No, collaborando. infatti l'attesa, in questo momento l'attesa, l'incertezza è quello che ci sta facendo vivere veramente molto male in questo momento. E se fino adesso siamo stati forti, pieni di voglia di ricominciare, in questo momento ci sono dei momenti di difficoltà veramente profondi perché non si può aspettare 6 mesi. Anche perché più passa il tempo, Sì. più. Più i problemi vanno avanti, cioè un'attività non lavorando 6 mesi finisce perché o bisogna ricominciare da capo, ma con cosa? E poi purtroppo una cosa che io vorrei sottolineare è che questo tipo di soluzione dopo una tragedia del genere ha portato la popolazione di Visso, per esempio, a essere tutta dispersa. Sono tutti separati e quindi anche fare in modo di riuscire a portare le loro istanze insieme e chiedere tutti insieme quelli che sono i loro bisogni è molto Noi difficile, cioè è adesso difficile incontrarsi. cioè abbiamo preso come scusa il fatto di incontrarci una volta al mese a Visso, dicendo la domenica, la seconda domenica c'è la messa e si mangia insieme, pure di mettersi insieme e delle cose tenerissime, persone che prima salutavi così, adesso sono baci, abbracci, lacrime perché la gente ha bisogno di stare insieme. Certo, anche perché dopo questi eventi bisogna anche confortarsi, darsi la forza a vicenda. E oggi siamo qui per incontri in rosa e quindi vorrei chiedervi il terremoto vissuto come donna, perché noi donne, diciamo, siamo più sensibili, interiorizziamo di più, anche se forse sappiamo ripartire più velocemente. Allora, come donna, logicamente, quando vedi crollare la tua casa, Beh, noi Anch'io, quando abbiamo sì. fatto il trasloco del negozio, la cosa che io ho vissuto da figlia loro,
È stata che mentre smontavamo il progetto lavorativo, distruggevamo anche quel poco che era rimasto in piedi a casa, cioè tutto è rotto, tutto è confuso. Infatti io non vedo l'ora che loro riescano almeno a portare via, a ridare una forma alla casa, di casa, a rimettere i quadri, anche sui muri rotti, ma rimettere i quadri dove stanno i quadri, raccogliere i bicchieri rotti, i piatti rotti. Tu entri dentro la nostra casa e non ha più nemmeno la forma, non la riconosci nemmeno come Perché abbiamo dovuto un'abitazione. mettere le cose che abbiamo tirato fuori dal negozio, abbiamo dovuto, era l'unico posto perché avevamo chiesto dei container al comune che non sono mai arrivati, dunque le cose che stavano lì abbiamo dovuto ammucchiarli dentro il posto che è rovinato, però non dovrebbe crollare, speriamo, e l'abbiamo ammucchiati dentro casa. E dunque da lì logicamente la casa non c'è più in questo momento. E poi ci sarà da fare i pacchi come a modo come quando si cambia casa, ci sarà da recuperare un po'. Dunque, una donna quando Ti perde manca la. il riferimento. Sì, beh, sì, ti manca proprio riferimenti. Poi è una casa dove abbiamo vissuto tutta la famiglia in 40 anni. Mancano i rumori, mancano ognuno l'angoletto suo, anche perché se loro vivono fuori, comunque la loro camera ancora c'è a casa. E insomma, viene a mancare questa Sono cosa. rimasti i gatti, però. Sì, ci stanno i nostri gatti. Fedelissimi. E questa è una cosa che ho visto anche in tante persone, no? Tante donne di Visso che la casa manca tantissimo. Infatti, chi si è portato via delle cose per magari anche dentro la casetta in campeggio ricostruire un pochino la casa, no? Con i colori tuoi, Piccolo. con le cose tue. E questa è una donna manca tanto. Poi le donne che hanno figli piccoli, loro hanno concentrato il periodo dopo terremoto sono i figli, la scuola, perché le scuole da Visso sono stati mandati in una scuola a Loreto, i genitori magari lavorano a Visso, dunque c'è tutto un aiuto tra le mamme che ognuno tiene i figli di quell'altri, mentre quell'altri alle 3 di notte partono e vanno a lavorare a Visso da Sant'Elpidio e tornano alle 4 di pomeriggio, 4:30, gente sfinite perché hanno difficoltà a tenere il ritmo magari della catena, perché l'unica posto di lavoro a Visso adesso è la Svila dove si fanno le pizze surgelate e queste donne hanno delle giornate di 12-13 ore. Queste sono le nostre donne in questo momento. Poi tornano a casa, comunque i figli devono essere seguiti e la giornata è infinita. E queste sono oggi se è la giornata della donna, queste sono donne forti in questo momento. Queste sono le donne che Sì. mandano avanti il mondo e che si spera ci aiuteranno a ripartire, donne come voi, che piano piano vi state dando da fare per ripartire. E poi ci sono, questo ci tengo tanto, ci sono anche le donne che sono rimaste sul territorio, delle ragazze giovani poi, tipo Anna, che ha un allevamento di trote, lei è stata l'unica praticamente donna a dormire all'entrata di casa sua, con la paura logicamente, e che ha continuato a lavorare alzandosi alle 5 di notte, andare a lavorare con l'attività della famiglia che stava lì. Altre comunque fanno le allevatrici, hanno gli animali da seguire e non hanno lasciato il posto. E sono tutte ragazze carine, bionde, ma hanno una forza veramente notevole. Lo dicevamo prima con Orietta Baldelli, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, che le donne oggi possono fare qualsiasi lavoro, ormai è finita l'epoca in Certo. cui le donne potevano fare solo certe attività e tutte queste storie, queste testimonianze lo dimostrano ampiamente. E donne che hanno vissuto come voi il terremoto e che adesso stanno ripartendo con forza e non si abbattono. E allora è veramente un piacere per noi aver avuto qui Isabel e Silvia. Vi ricordo ancora una volta la mail se avete delle domande che è redazione@mediapromo.it perché ci sono veramente tante domande che magari il nostro pubblico vorrebbe porvi. Io volevo sapere sulla ripartenza. Voi state ripartendo quindi senza contributo e anche dovete andare magari a riprendere ancora le vostre cose, gli oggetti da casa e lì addirittura
qualcuno dice bisogna adesso pagare perché i vigili del fuoco non sono più a disposizione. Allora, questa è una cosa nuova che è venuta fuori, forse, non lo so, i vigili del fuoco sono stati fantastici, nei primi tempi veramente persone disponibili all'inverosimile, invece adesso è venuta fuori questa nuova norma da rispettare, che per riprendere le cose nelle case bisogna fare un piano di sicurezza che viene pagato da noi e per poter entrare anche nel negozio. Io vorrei provare a riprendere l'arredo che non è cioè quello che non è rotto dell'arredo e dovrò pagare un piano di sicurezza che alla fine magari mi costa pure di più che andarlo a ricomprare, cioè, dunque sono delle cose che forse si potevano evitare, insomma, perché non si finisce più a questo punto di infierire sulle difficoltà, insomma, ecco. Cioè, voi dovete quindi pagare una ditta specializzata? Sì, dobbiamo pagare una ditta specializzata per cose che noi in primo tempo abbiamo fatto, perché abbiamo vuotato le cose del negozio, eravamo i figli, i vigili del fuoco, insomma, ci siamo dati da fare sì, e l'abbiamo fatti da soli, logicamente, con i rischi sì, però... comunque anche col piano di sicurezza il rischio ci saranno, non è che vanno via, è soltanto che tocca pagare una ditta che lo farà. Chiaramente questo non è assolutamente una cosa contro i vigili del fuoco, no, che anzi sono i nostri vigili sono grandiosi. Veramente, assolutamente, persone, noi già abbiamo i contatti, loro ogni tanto mi mandano email, dice allora sei ripartita, perché ci vogliono venire a trovare, veramente... tutte persone fantastiche, dal primo all'ultimo, non abbiamo trovato una persona che si è rifiutato di dare un aiuto, nemmeno per la persona anziana che doveva prendere magari la scatola di un ricordo dentro casa, loro sono stati veramente pronti a tutto. L'abbiamo chiamata e stavano già arrivando le domande e ne abbiamo diverse. Allora, ad alcune abbiamo già dato risposta, come sui contributi per aprire la nuova attività. E alcune però sono veramente molto belle, una è d'impatto, ad esempio per tutte e due, ma specialmente per Isabel che ancora ci viveva, tornerai mai a Visso? Allora, logicamente il cuore sta là, una bella parte del cuore sta là. Io ritornerò a Visso anche con un piede solo nel primo tempo, dal momento in cui ci saranno le condizioni, noi ci divideremo in due, ma a Visso ci ritorniamo, certo, certo. Certo, quindi non ci dovranno avere più paura, perché quando la casa che è il luogo ti protegge diventa... No, ma io pensavo tornare magari anche continuando a dormire in un luogo qualsiasi, che può essere una tenda, la casa, un camper. No, dovete tornare a Visso nella vostra casa. Nella nostra casa, sì, quando la paura... Io penso che quando si è vissuto quello che abbiamo vissuto con la terra che si alzava, vedendo le cose che... ce l'hai per sempre questa cosa dentro, è un marchio a vita e io riuscirò forse a dormire nella mia casa quando veramente capirò che sta in sicurezza, se no ci sarò, ma sarà una notte in bianco sicuramente. Non so se adesso dove siete non avete più sentito le scossettine o no, qualcosa. No, voglio dire che una volta sì, abbiamo sentito cioè abbiamo visto la scossa, perché qui non c'è il rumore assordante che viene dalla terra come l'abbiamo vissuto noi, che è una cosa ti entra dentro. Qui ho visto muoversi un pochino il lampadario e la scossa era finita. La sua è un'altra cosa, è stata veramente un'altra cosa. Quindi non è più tornata quella paura quando siete stati qui, qua? No, attimo, assolutamente. Vi siete un attimo tranquillizzati su quel versante? Da qua, ma anche quando eravamo a Tortoretto, che sono state quelle più forti, le avverti appena, ma io penso che tutta la costa è tranquilla, insomma, non ci sono problemi. Ecco, questa non è una domanda, ma è importante da dire. Un appello al vincitore del Super Enalotto perché doni una parte dei soldi vinti ai terremotati di Visso, penso, e non solo. Noi un padrino del genere non ci piacerebbe, anzi lo facciamo anche diventare un questo cittadino onorario. Questo lo dovete fare voi l'appello, Sì, sì, sì. Adesso. Non lo so, noi in questo momento abbiamo saputo che c'è un'area a Visso che è l'area del Park Hotel. Praticamente per riuscire a fare qui lì il lavoro che sarebbe la vista Visso bella che noi immaginiamo, ci vogliono 6 milioni di euro.
E sembra che in questo momento lo Stato non ha questa disponibilità per visto. Dunque io faccio questo appello, se questa persona vuole adottare questo progetto per visto, noi saremmo felicissimi logicamente di questa cosa. Anche la proprietà magari ha Sì, donato, non sarebbe senza male. problemi. Ah, quanti soldi ha vinto poi? 90 e 90 e qualcosa, qualcosa. Allora, sì. caro vincitore di 90 e qualcosa milioni Milioni di di euro. euro, se per caso ne avessi 6 che ti avanzano, andranno per una buona causa. Quindi fatti avanti, chiama qualcuno, avviso, il sindaco, insomma, fatti vivo. Se vuoi restare anonimo, fai pure. Basta che questi milioncini magari, insomma, vanno a fare qualcosa di buono. Ecco, anche a Don Gilberto, Don del Gilberto. nostro parroco, Ok, sì. il parroco Don Gilberto è affidabile, puoi anche chiamarlo. Allora, se vuoi scrivere a noi a redazione chiocciolamediapromo.it, possiamo fare da tramite. Allora, poi ci sono delle domande invece per il progetto Futuro Infinito. Ti chiedono, Silvia, se possono inviare dei libri ancora e come possono fare? In questo momento la raccolta dei libri l'abbiamo sospesa perché anche noi abbiamo dei problemi Logistici. logistici, cioè teniamo 3.000 volumi e al momento non riusciamo a tenerne di più fino a che non avremo capito dove andranno, in quale struttura riusciremo, insomma, a realizzare a visto. Abbiamo deciso da questo punto di vista di aspettare. Quello che faremo però è sicuramente fare una raccolta fondi su dei progetti mirati, cioè noi chiederemo magari un contributo per ospitare, non so, un ricercatore su materiali resistenti al sisma, o magari per assurdo sarebbe bellissimo riuscire a finanziare un progetto di ricerca, finanziare 3-4 ricercatori che possiamo portare sul territorio a lavorare sull'abitabilità in un appennino sismico come il nostro. Faremo bandi ad hoc, cioè faremo delle raccolte, fondi ad hoc, in modo che chi vuole sostenere questi progetti sa che cosa sta finanziando e perché. E poi faremo in modo che ci siano delle ricadute reali, cioè pubblicare gli atti di questi convegni, fare in modo che diventino un po' delle buone pratiche da diffondere sul territorio. Quindi adesso noi quello che chiediamo è, se avete delle idee, se avete delle professionalità, uno scambio un po' come la banca del tempo, ricercatori, docenti universitari, tecnici che vogliono venire e dicono: io vengo gratis, vengo 3 ore e parliamo insieme di questa cosa e facciamo il punto su questo. Chiediamo competenze, professionalità al momento. Questa è un'idea bellissima, fantastica, che deve andare avanti. Per questo ricordiamo il vostro sito a cui fare riferimento, Sì, perché lì ci sono i contatti, sì. che è www.futuroinfinito.it. E se poi ve lo perdete e non lo trovate, a parte che hanno anche la pagina Facebook, che è sempre Futuro Infinito, e poi potete anche scrivere a noi e noi gireremo tutto, non c'è problema. E poi ho un'ultima domanda per te, che è: perché non fare la stessa raccolta per altri paesi terremotati? La cultura è fondamentale per ripartire, dice questa persona. Sono d'accordo che la cultura è fondamentale. Noi eravamo partiti dall'idea che nei libri trovi le parole e anche le favole e le utopie. E pensavamo che ognuno ha diritto, no, un po' a sognare l'alternativa possibile. E quindi eravamo partiti dai libri per questo. Gestire già questa raccolta per il comune di Visso è stato abbastanza complicato perché richiede. Noi abbiamo fatto in modo di fotografare tutti i libri che sono arrivati, di rispondere a tutte le persone che ci hanno scritto. Sarebbe bello che negli altri comuni magari si creasse una rete da questo punto di vista. Noi siamo disposte a fornire tutte le nostre, insomma, esperienze, quello che abbiamo imparato fino adesso da questo punto di vista. Perfetto, allora facciamo anche noi questo appello agli altri comuni se volessero contattare l'associazione in modo anche da scambiare buone prassi, e nel frattempo per voi e per future raccolte dobbiamo donare due libri. Uno è di Simonetta Peci, che ha scritto Trasmigrazioni, è stata qui con noi prima come ospite, e questo è un libro molto bello dedicato alle donne. Sono storie di donne. Storie di violenza, ma anche di rinascita, quindi storie vere, storie positive. Questo è da parte di Simonetta, che vi ha fatto anche una dedica a voi e agli abitanti di Visso. Grazie mille. Grazie.
E poi abbiamo anche il libro della nostra Sonia Trocchianesi. Sì, faccio la dedica e mi unisco anch'io. Grazie. Allora. Sei pronta? Sì. La finisco, poi la leggo. Allora, Sonia è una poetessa fermana che ci ha allietato con le sue poesie. Ricordiamo tra l'altro che Sonia sarà ospite nella prossima puntata di Incontri con Adolfo Leoni per parlare delle poesie che ha scritto, in particolare dedicate al nostro territorio. Grande amante del nostro territorio, Sonia. E nel frattempo, in questa anticipazione, ci ha allietato con le sue poesie. Allora, leggo la dedica. Alla gente di Visso, ricostruire le cose, le case, i ricordi, donne per un futuro infinito. Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Belle, belle queste dediche, noi abbiamo letto prima l'altra dedica in diretta e adesso il tempo a nostra disposizione è scaduto da un pezzetto. Io ringrazio tantissimo Isabel e Silvia e passo la parola a Sonia per la lettura di una sua poesia che è Poco importa, dedicata proprio insomma a chi ha vissuto il dramma del terremoto. Grazie, grazie. Poco importa, cosa vaga nella mia mente, poco, cosa esce dalla mia bocca. Le emozioni passano per altre vie, percorrono altri sentieri, invisibili, e vanno, nonostante i semafori rossi, i dossi, le curve a gomito. E se si è pronti ad accoglierle, poco importa di tutto il resto. Le risposte sono lì, chiare, ma se non si è pronti, non serviranno mille parole, mille spiegazioni, mille frasi fatte. Non insistere a voler toccare le ali di una farfalla. Se lo facessi, non volerebbe più. Grazie, grazie per la poesia. Noi, prima di chiudere, rinnoviamo, io penso che sia importante, l'appello al vincitore del Super Enalotto. Se per caso avesse questi milioncini che gli avanzano, ha visto si possono fare tante cose. E rinnoviamo anche l'invito a tutti coloro che avessero delle proposte per l'associazione Futuro Infinito, perché noi dobbiamo ricostruire e ripartire tutti insieme. E lasciamo di nuovo la parola alla nostra poetessa per la chiusura. Vi salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo con FM Incontri e con il ritorno di Adolfo Leoni. Ciao. Grazie, grazie. Buonasera. Sfumature di malinconia nella dolcezza degli occhi, verdi di speranza e un triste sorriso appena accennato, il corsetto sensuale e succinto che a tratti quasi toglie il respiro, dipinta col carbone di certi giorni, è lei in bianco e nero, il ritratto di mille colori.